l'incontro di vertice di oggi, che si svolge sia a livello dei capi di Stato e di Governo che a livello di diversi ministri, che ha coinvolto la società civile, che ha avuto una sessione particolare sui temi della corruzione, dell'anticorruzione. È l'appuntamento più importante di quest'anno per i rapporti tra l'Europa e la regione dei Balcani. E io sono molto contento che questo appuntamento si sia svolto e si stia svolgendo qui a Trieste, non solo perché Trieste è una meravigliosa città, ma anche per quello che Trieste rappresenta storicamente per i rapporti tra l'Italia e la regione dei Balcani, tra l'Unione Europea e i Balcani occidentali. Quindi colgo l'occasione anche per ringraziare il sindaco, la regione, il prefetto, le forze dell'ordine, tutti quelli che hanno contribuito qui a Trieste all'organizzazione di questo evento. Il messaggio fondamentale, io credo, debba essere forte e chiaro, cioè che l'integrazione tra l'Europa, l'Unione Europea e i Balcani occidentali è una scelta strategica, irreversibile, che l'Italia ha l'obiettivo di rendere più forte e, se possibile, di accelerare. Credo che siamo tutti consapevoli, non solo per ragioni storiche, ma anche per ragioni legate all'attualità, di quanto i rapporti con i Balcani occidentali e quindi il percorso di integrazione tra i Balcani occidentali e l'Unione Europea sia fondamentale per la stabilità della nostra regione, per la sicurezza, per la pace, per il futuro. Questo è, direi, lo sfondo politico di questo percorso, percorso di questi vertici iniziato 4 anni fa a Berlino, si articola in decisioni soprattutto sul terreno economico, ma non dobbiamo mai perdere di vista questo scenario politico, che è il fatto che se noi oggi vogliamo stabilità, vogliamo adempiere come Unione Europea i nostri compiti dal punto di vista geopolitico, vogliamo essere efficaci nel contrasto alla radicalizzazione e alla minaccia dei foreign fighters, vogliamo contrastare efficacemente le migrazioni in questa area del mondo, dobbiamo sviluppare l'integrazione tra l'Unione e i Balcani occidentali. Naturalmente questo percorso è legato alla spinta alle riforme, alla spinta alla riconciliazione che è in atto nei diversi paesi dei Balcani occidentali che non fanno ancora parte dell'Unione Europea, ed è legata anche al successo delle partite più economiche che il summit di oggi contiene. Tra queste credo che sia fondamentale sottolinearne almeno 3. La prima, il grande impegno in progetti infrastrutturali legati alla connettività di questa regione. Ci sono 194 miliardi di euro stanziati dalla Commissione che alla fine cubano investimenti per oltre 500 milioni di euro, 194 di stanziamento, 500 che generano 500 milioni di investimenti. Connettività nella regione dei Balcani occidentali, che è una regione di storia antichissima
e di relazioni e di interconnessioni ancora insufficienti, con grandissime potenzialità. In questa direzione va anche la seconda decisione importante che abbiamo preso, e cioè che la firma che avverrà tra mezz'ora del trattato per la comunità dei trasporti tra l'Unione Europea e i Balcani occidentali, che intende rispondere a entrambe le esigenze, sia quella di migliori collegamenti interni all'area dei Balcani occidentali, molto spesso è difficile trasferirsi da un paese all'altro in quella regione, e contemporaneamente migliorare i collegamenti tra quella regione e l'Europa. Infine, la dimensione economica, che è fatta di scelte immediate, di scelte di sostegno a fondi per gli investimenti, di scelte di insediamento qui a Trieste di un segretariato permanente tra le Camere di Commercio dei diversi paesi dei Balcani occidentali, e anche della individuazione di una prospettiva strategica. Non so se il vertice di Trieste sarà ricordato nella storia della regione come il vertice che ha dato inizio a questa straordinaria prospettiva, ma certamente la prospettiva di cui si parla, cioè quella di un piano di azione per dar vita a un'area economica regionale integrata nei Balcani occidentali, che metta insieme tariffe, scambi commerciali in un'area di circa 20 milioni di abitanti, è una prospettiva straordinaria. Adesso io non sono qui a raccontare che sia una prospettiva dietro l'angolo, perché sappiamo quanto ancora vive siano le differenze, le divisioni, le controversie, e quanto questi processi di costruzione di aree economiche integrate siano dei percorsi difficili. Ma intanto qui a Trieste si decide di lanciare questo orizzonte, che è un orizzonte fondamentale per l'economia e per la stabilità della regione. Quindi l'Italia, e ringrazio tutti coloro, la Farnesina e la Palazzo Chigi e tutto il governo che ci hanno lavorato, l'Italia è molto orgogliosa dei risultati che si sono raggiunti con la nostra presidenza quest'anno in questo processo tra Europa e Balcani occidentali. Siamo convinti che anche in questo l'Europa debba forse recuperare, rispetto a una certa timidezza che gli anni dell'estrema difficoltà dell'Europa hanno provocato. Oggi l'Europa deve essere più consapevole del proprio ruolo internazionale, dell'esigenza di occupare spazi geopolitici che altrimenti tendono a svuotarsi o a essere occupati da altri, e quale esempio migliore di una regione europea come quella dei Balcani occidentali, dalla quale siamo separati soltanto dall'Adriatico e dalla quale siamo collegati dalla storia e da un insieme di relazioni economiche e commerciali straordinarie, perché non ci dimentichiamo che l'Italia è uno dei due maggiori paesi che hanno rapporti economici, l'altro non vi dico qual è, ma ve lo immaginate, con questa regione. Ho concluso, faccio solo un riferimento a tutt'altra questione in coda a questa mia introduzione, semplicemente per dire la vicinanza del governo italiano a tutti coloro che in queste ore stanno lavorando per far fronte a una emergenza incendi piuttosto seria. Abbiamo 23
incendi attivi in questo momento, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i volontari, diverse strutture dello Stato sono impegnate e credo che debbano avere la certezza che il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni, tutti i responsabili del governo sono pienamente impegnati a seguire questa situazione difficile. Grazie e ancora un ringraziamento a Deborah Satacchiani, al Sindaco e a tutte le autorità che ci hanno aiutato in questa bellissima occasione. Grazie. Applausi ma anche domande. Buonasera Presidente, ecco, in un passaggio appunto che è strategico, come lei ha detto, dell'allargamento ai Balcani, quali caratteristiche deve avere questa Europa per poter inglobare i Balcani e comunque per poter essere una comunità poi non ulteriormente frammentata? Ma io naturalmente esprimo l'opinione del governo italiano, non del summit Unione Europea-Balcani. Io penso che la discussione sull'Unione Europea se debba essere più larga o più profonda, che è una discussione che ci ha molto coinvolto e appassionato 20 anni fa, ormai dobbiamo lasciarla alle nostre spalle perché è una realtà ormai da diverso tempo quella di un'Unione Europea che ha 28 e presto avrà 27 membri, che ha già deciso con la dichiarazione di Roma per i 60 anni dell'Unione che all'interno di questi 27 membri ci possono essere anche delle geometrie diverse su alcuni problemi. Penso che questa Europa quindi non debba tanto discutere se, ma come rivolgere la sua capacità di attrazione ai Balcani occidentali. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che la prospettiva di riforme, la prospettiva di democrazia, la prospettiva di lotta alla corruzione, la prospettiva di modernizzazione nei paesi dei Balcani occidentali che non fanno ancora parte dell'Unione Europea è una prospettiva assolutamente legata all'idea di raggiungere il traguardo dell'adesione all'Unione. Diciamo che chi spinge per il progresso, per la modernizzazione, per le riforme in quei paesi, spinge in virtù di questa, di questo orizzonte. Possiamo noi immaginare di lasciare ad altri, perché naturalmente ci sono altre potenze regionali o globali che sono molto interessate ad avere un'influenza in questa regione. Possiamo noi che siamo i vicini di casa, noi italiani, che siamo insieme alla Germania il loro principale partner economico, disinteressarci di questa prospettiva? E siamo sicuri che le differenze che certamente ci sono tra le regole dell'Unione e alcuni livelli raggiunti da questi paesi, siamo sicuri che queste differenze sono così enormemente maggiori dalle differenze che abbiamo anche all'interno dell'Unione tra paesi e paesi? Io non ne sono tanto sicuro. Quindi non credo che la prospettiva dell'adesione sia dietro l'angolo, c'è da lavorare, ma dobbiamo tenere aperta questa prospettiva con questi paesi. Altrimenti sarà una sconfitta per le forze della modernizzazione della democrazia in quei paesi, ma sarà una sconfitta anche per noi. E l'Europa del 2017 non è l'Europa del 2015 e del 2016, l'Europa spaventata, l'Europa del dopo Brexit. L'Europa del 2017 è l'Europa che certamente con i 60 anni a Roma, ma non solo, ha ripreso coraggio perché ha dei tassi di crescita finalmente sufficienti,
perché sa di dover svolgere un ruolo geopolitico nelle nuove condizioni internazionali. Questa Europa deve tenere aperta la prospettiva per il Balcano. Paola Tamborghini De Panza, buonasera. Volevo chiederle se è soddisfatto da un lato del vertice del trilaterale, diciamo, di oggi, al termine del quale la Merkel ha comunque riconosciuto che l'Europa deve affrontare tutte le sfide unita e il presidente Macron ha fatto mea culpa sulla Francia che non è stata abbastanza presente fino ad ora, anche se rimane però aperto il nodo dei migranti economici. Volevo un suo bilancio, grazie. Ma io credo che sia importante il fatto che Italia, Francia e Germania si riuniscano e condividano alcune idee fondamentali su quello che deve essere il processo di rilancio dell'Unione Europea. C'è un brulicare di riunioni da questo punto di vista, c'è stata ieri sera mi pare una riunione dei tre ministri dell'economia di questi tre paesi a Bruxelles, domani c'è una riunione dei ministri della difesa a Parigi, c'è stata sempre a Parigi domenica scorsa la riunione dei tre ministri degli interni. È un percorso naturalmente e sappiamo tutti che questo percorso farà fatica a dispiegarsi prima del compiersi di alcuni passaggi politici, molti fanno riferimento alle elezioni in Germania del prossimo mese di settembre, però c'è il fatto che i tre grandi paesi fondatori e i tre grandi paesi della zona euro condividono alcuni passaggi fondamentali per quanto riguarda il futuro dell'Unione. L'avevamo già percepito a Roma per i 60 anni, lo abbiamo visto tante volte, l'abbiamo visto a Berlino qualche giorno fa, lo abbiamo rivisto oggi. Questo risolve le aspettative dell'Italia sul tema migratorio? Ancora no, naturalmente, perché noi restiamo convinti del fatto che quest'azione che l'Italia fa da 2 o 3 anni di essere un po' il paese che spinge per una politica migratoria comune abbia ottenuto dei risultati, ma che questi risultati siano ancora insufficienti. Quindi io sono soddisfatto dello spirito che ho colto nell'incontro con la cancelliera Merkel e il presidente Macron, ma sono consapevole che dobbiamo continuare a lavorare. Buonasera, Andrea Bonini, Stenti G24. Questione dei conti pubblici è arrivata, mi pare poco fa, la risposta del commissario Moscovici alla lettera di Padova sul deficit per il 2018. Vorrei capire se ci può confermare, se ha già sentito il ministro Padoan, come la giudica o cosa si aspetta, la luce anche della linea tracciata questa mattina da Moscovici, sì all'uso di tutti i margini possibili, no alla violazione delle regole. Grazie. Sì, ho sentito il ministro Padoan che mi ha detto ragazzi, è una buona notizia. È una buona notizia la lettera con la quale il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Moscovici hanno risposto a una lettera, ci tengo a ricordarlo, che fu inviata alcuni mesi fa da un gruppo di paesi europei. La questione è abbastanza tecnica, ma comunque per chiedere di ricalcolare la matrice attraverso la quale si conteggia il rapporto tra deficit e PIL. Tradotta in italiano, quella lettera firmata da 7 paesi europei era una lettera che in sostanza diceva: l'economia europea sta vivendo dei livelli di crescita migliori di quelli previsti e quindi questo è un momento per questa crescita accompagnarla e non deprimerla. E io sono soddisfatto del fatto che un paese come l'Italia, che ha sempre rispettato in questi anni le regole europee,
nel rispetto delle regole europee, ottenga ragione su un argomento fondamentale, e cioè che le regole si rispettano, ma le si rispetta con un atteggiamento che tende a incoraggiare una crescita che è in atto e non a deprimere. E penso che quindi la risposta della Commissione ci conforterà in questa linea, quella di un paese che rispetta le regole ma ottiene anche dei risultati, nel, come ha fatto negli ultimi anni, nel consentire margini che non sono degli sconti all'Italia, sono dei margini all'idea che la crescita di oggi deve essere favorita, accompagnata e non depressa. Quindi una buona notizia. Alberto Gentili del Messaggero, Presidente, qui volevo chiederle se i suoi interlocutori Macron e Merkel in questo, nel trilaterale le hanno chiesto informazioni riguardo la richiesta del segretario del PD Renzi di tornare al parametro di Maastricht 2.9 per i 5 anni della prossima legislatura. E poi volevo chiedere se non trova un po' troppo la risposta di Macron riguardo ai migranti, che dice non voglio accettare questa confusione intellettuale di confondere i rifugiati con i migranti economici, che è un no secco, credo, all'apertura dei porti francesi. Grazie. No, non mi hanno chiesto della proposta di Renzi, ma la distinzione, intendiamoci, la distinzione del Presidente Macron è una distinzione più che legittima, nel senso che è la legge. Sono le regole. Il punto è, e credo che stiamo facendo dei passi in avanti insieme, l'Italia, la Francia, la Germania e altri paesi, però certo l'Italia, la Francia e la Germania soprattutto è molto importante. Il punto è che, senza negare che ci siano regole diverse tra diverse tipologie di migranti, ci si debba porre il problema del fenomeno in generale. Questa penso sia una consapevolezza che, grazie anche all'iniziativa dell'Italia, ormai si è molto diffusa. In altre parole, anche noi non diciamo che i rifugiati che hanno diritto all'asilo e i migranti economici sono un fenomeno che ha le stesse caratteristiche e deve essere affrontato con le stesse regole. Ma diciamo che certamente non si può ignorare la realtà delle grandi migrazioni che vengono dall'Africa, che sono provocate talvolta da guerre, in questo caso producono un diritto all'asilo, altre volte sono provocate da disastri climatici o economici, e quando sono provocate da disastri climatici o economici non possono comunque essere ignorate. Quindi noi continuiamo a insistere sul fatto che l'impegno internazionale non può essere solo internazionale nel soccorso e poi diventare solo italiano nell'accoglienza, ci vuole un impegno comune europeo. Ma penso che su questo stiamo facendo dei passi in avanti, e li stiamo facendo anche con la Francia, che ha un ruolo, una presenza, una tradizione in Africa e con la quale possiamo condurre iniziative comuni per ridurre i flussi migratori irregolari che vengono da là. Quindi io ripeto sempre che non possiamo dirci soddisfatti, perché io non accetterò mai l'idea che qualcosa sia internazionale, qualcosa sia solo sulle spalle dell'Italia, ma contemporaneamente io sono soddisfatto della collaborazione che anche sul contrasto alla migrazione economica sta emergendo, e sta emergendo anche da parte della Repubblica Francese e del suo Presidente.
Un trattato per i trasporti, costruire più strade anche digitali per il flusso di cittadini da e per i paesi balcanici occidentali. È quello siglato a Trieste dall'Unione Europea e gli Stati che aspirano ad entrare al termine di un processo di riforme nell'Unione. L'allargamento ai paesi balcanici è nell'interesse dell'Europa, sia per sicurezza, stabilità che visione economica, lo ha detto Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Che tempo ci vorrà per realizzare questo progetto di allargamento, visto che è una procedura non facile per tante sfumature? È una procedura non facile che però porta con sé già nelle fasi iniziali grandi trasformazioni. Lotta alla corruzione, riforma del sistema giudiziario, un importante capitolo anche dell'impegno italiano questo, riforme economiche, maggiori investimenti anche stranieri nei paesi dei Balcani, cosa molto importante anche per l'Italia, una riforma delle società, dei paesi, delle istituzioni che già fa bene dai primi passi. E poi la prospettiva, quando queste riforme saranno attuate, di entrare nell'Unione. Il percorso è lungo, è complesso, ma i benefici che ricevono i cittadini e di questi paesi e dell'Unione Europea sono già evidenti nei primi passaggi. C'è volontà di impegnarsi di questi paesi anche per l'accoglienza dei migranti, tema centrale di questo vertice? L'anno scorso abbiamo vissuto una crisi drammatica dei rifugiati siriani che è passata attraverso i Balcani in particolare. Ci siamo resi conto proprio in quell'occasione l'anno scorso che i Balcani occidentali sono Europa e che abbiamo bisogno di cooperare sotto tutti i punti di vista, nella gestione dei flussi di rifugiati, sulle questioni della sicurezza quando si tratta di gestire la potenziale radicalizzazione dei nostri giovani, sui rischi connessi alle armi di piccolo calibro, per esempio, alla criminalità organizzata e molte altre cose. La cooperazione c'è, i nostri partner dei Balcani occidentali si sono sempre mostrati estremamente cooperativi con gli Stati membri dell'Unione Europea quando ce n'è stato bisogno e credo che abbiano dimostrato veramente una grande maturità e un grande senso europeo. C'è bisogno dello stesso senso europeo da parte anche di tutti gli Stati membri.